Cioè, amiche e cioè, amici, quali sono le scuse non credibili per chiudere una relazione? Quando si vuole chiudere una relazione, spesso si danno delle scuse o si ricevono delle scuse quando qualcun altro vuole chiudere la relazione. E spesso queste scuse, queste cose che ci vengono dette, sono non credibili, sono più traballanti di un comodino dell'IKEA. Sono qualcosa che si stenta a crederci, però comunque si dicono e si ricevono lo stesso. Ad esempio, quella classica è l'altra persona si assume tutte le colpe. No, guarda, è colpa mia, tu sei una persona speciale, io proprio non ti merito, è solo colpa mia se questa relazione finisce, io non sono adeguata a te, sei troppo oltre, non ti merito proprio, non posso, non voglio farti del male e quindi chiudiamo lì questa relazione. Ecco, questa è la tipica scusa, non voglio farti del male. È solo colpa mia, non ti merito. Proprio una roba che non sta né in cielo né in terra. Se uno è coinvolto, non direbbe mai una frase del genere. Oppure un'altra frase tipica è: no, credo che sia meglio prenderci una pausa per un periodo e poi vediamo cosa succede. E cosa vuoi che succeda? Cioè, non succederà che finirà la relazione, ovviamente. Cioè. E anche questo è un qualcosa che viene detto spesso. Se uno ti dice prendiamoci una pausa, è perché vuole chiudere la relazione, no? Non vuole, diciamo, vedere altro, insomma. Oppure un altro ti dice: no, guarda, ti vedo solo come un'amica, ti vedo solo come un amico, chiudiamo lì. Questo invece vuole liberarsi rapidamente di te, quindi tira fuori sta cosa, è altro che amicizia, diciamo così, non c'è niente a vedere con amicizia. Poi ci sono quelle proprio patetiche, no, guarda, è un periodo che ho molti impegni, e sai, di lavoro, così non posso avere anche una relazione con una persona seria come te che ha bisogno, bla bla bla. Altra scusa fantastica perché. Cioè, come se una volta lavoravano in miniera 18 ore al giorno e avevano relazioni, ora lavori in ufficio per dire 8 ore al giorno e non puoi farlo perché è un casino. E poi un'altra, diciamo, tipica è: no, no, guarda, mi spiace, cioè, non sono pronto a delle relazioni serie, ci ho pensato. Meglio che chiudiamo qua, insomma. Poi magari dopo 6 mesi si sposa con qualcun altro, con qualcun'altra, perché poi capita questo. Il lavoro magari l'hai fatto te, cioè nel senso che tu l'hai ristrutturato e preparato al matrimonio e poi lui si sposa un'altra e questo succede. Ecco, queste scuse, se senti scuse di questo genere, diciamo, sono veramente scuse e la motivazione è un'altra, per cui devi andare a cercare qual è la reale motivazione. Se vuoi poi mettere in atto, ad esempio, una riconquista. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!